Gennaro, un contratto integrativo che in realtà è un vero e proprio piano industriale, cos'è che non vi convince? Non ci convince perché l'azienda oggi, che ha un carico di lavoro enorme, chiede di dare indietro delle ferie, dei permessi, chiede più flessibilità, taglia il salario. Da oggi ci sono 70 euro in meno per tutti i dipendenti Fincantieri ogni mese, e insieme a questo chiede l'aumento degli appalti, del sistema di appalti, che sono già tanti, lavoratori che vivono con una paga oraria di 3-4 euro all'ora. Chiede di esternalizzare delle attività produttive come la meccanica di Riva Trigoso, quindi formare società esterne, che di solito è l'inizio di una separazione di attività dalla casa madre. Dice che cantieri come quelli di Sestri Ponente, senza ribaltamento a mare, diventano cantieri di serie B, tornano ad essere a rischio, cioè un cantiere che quindi rischia di riaprire una discussione che pensavamo di aver chiusa. Quindi un piano di ristrutturazione pesante. E a fronte, ribadiamo, a un'azienda che ha un carico di lavoro per tanti anni, per i prossimi anni. Oggi in prefettura è un incontro per chiedere che cosa al prefetto? Per chiedere al prefetto di intervenire sul governo, che è l'azionista, che è il proprietario, che oggi è in silenzio. Oggi pomeriggio Finfiume Wind Nazionali saranno ascoltati in commissione lavoro della Camera sulla vertenza Fincantieri. Il governo deve intervenire perché ne è responsabile di questa vertenza, perché ha dato tanti soldi alla Fincantieri e deve pretendere alla Fincantieri di fare una trattativa normale con le organizzazioni sindacali per difendere il salario e difendere l'occupazione.